Il primo, Fulvio, di Palazzolo, in provincia di Brescia, è arrivato ancora la sera precedente alle 22 pur di accaparrarsi un biglietto per la finalissima. Molti gli si sono accodati nelle primissime ore della giornata, la prima valida per acquistare un tagliando per gara 5 della finale scudetto del volley tra Trento e Piacenza, in programma domenica alle 17 al Palatrento. Dalle 5 e mezzo? Abbastanza pieno, sì. Dalle 4 e 10, ma ne valeva la pena, dico sempre che le ore del mattino hanno i biglietti in mano. Un'ora di viaggio. Molto bella la coda. E non sono solo tifosissimi di Trento, ma anche semplici appassionati di pallavolo che hanno percorso chilometri in piena notte pur di esserci. Siamo partiti da casa che erano le 3:30 e siamo arrivati qua che erano le 5. Abbiamo deciso, appena è finita gara 4, abbiamo detto bisogna andare. L'apertura del Trentino Volley Point era prevista per le 8, ma la signora Iris Winzek con la figlia Sara e i collaboratori hanno deciso di aprire qualche minuto prima per cominciare a sfoltire la coda che già componeva una lunga L fino all'ingresso del parcheggio. Chi è arrivato un'oretta prima dell'apertura, convinto di prendersi per tempo, non ha fatto i conti con la grande attesa che si è creata attorno a questa sesta finale consecutiva dell'Itas Diatec. 7:30 veramente, arriva prima. Pensavo molto meno. Non mi aspettavo assolutamente tutta questa fila. È una partita molto importante, si tratta comunque di una finale che vale lo scudetto per l'Itas. Più che aspettare gli ultimi della coda, probabilmente hanno dovuto rinunciare. I circa 1.500 biglietti rimasti dopo la prelazione abbonati e tolti i 100 destinati ai tifosi piacentini sono andati esauriti in meno di 2 ore, anche se ogni tifoso poteva acquistarne un massimo di 6. Qualcuno aveva capito da subito l'andazzo e pur con rammarico ha abbandonato anzitempo l'impresa. Rinunciamo perché è impossibile prenderli da quello che si è capito. Avrei preferito ci fosse almeno un massischermo da trovarsi un po' insieme. C'è chi invece non rinuncia proprio a nulla, caso vuole infatti che proprio domenica Piacenza, la città della formazione rivale di Trento in questa finale, si tenga l'annuale adunata degli alpini. Questa penna nera trentina, assieme al fratello gemello, non ha intenzione di rinunciare a nessuno dei due eventi e ha già approntato l'avventura adatta all'impresa. Nel ritorno velocemente partita Itas, abbiamo già preparato la nostra attrezzatura, vedi là com'è. Il Trentino Volley Point resterà aperto fino a sabato mattina per consentire il ritiro dei biglietti prenotati dagli abbonati, che in alternativa potranno rivolgersi alle casse del Palatrento domenica a partire dalle 15.